Ok, andiamo ora a fare una rapida spiegazione di tutte le modalità operative. Le modalità operative sono tante, le modalità non esperto sono pochine, sono solo le principali. Modalità esperto, ve le vedrete tutte, sono veramente tante. In particolare vi segnalo che in fondo troverete la possibilità di abilitare e disabilitare i gruppi WhatsApp e di abilitare anche i messaggi vocali di WhatsApp. Ok, partiamo dalla prima, non ripetere messaggi. Questa è una funzionalità molto evoluta, non è garantita perché WhatsApp, Telegram sembra che facciano tutti a gara per rendersi sempre più complicati e per ripetere i loro messaggi che non vengono letti attraverso la loro app sempre più frequentemente e in maniera sempre più folle, ovvero sia scambiando i posti dei campi, eccetera, eccetera. Ormai mi sto veramente stufando a seguire tutte, per ora ci sono ancora riuscito, ma non è detto che abbia ancora voglia di continuare per molto. Per questo vi dico, per ora è garantita abbastanza. Ma nelle prossime versioni di WhatsApp e Telegram o anche di Android non la posso certamente garantire, se non avrò di nuovo voglia di riprenderla tutte le volte. Va bene. Ok, andiamo avanti. Cosa viene fatto per evitare la ripetizione? Beh, vedete, i messaggi vengono memorizzati. Ne sono memorizzati un certo numero, da parametri dell'opzione si vede, invece la lista per adesso ne vengono memorizzati 50 e vengono praticamente confrontati con l'ultimo messaggio arrivato per il tempo specificato qua. Quindi se dopo le 12 ore e oltre una lunghezza di 50 il messaggio non viene più considerato o viene perso e in questo caso non può essere confrontato e verrà ripetuto. Ecco. Oppure se vi piace farvi ripetere le cose, metteteci poco tempo, una lunghezza di lista corta oppure addirittura disabilitate. Chiaramente questa protezione impedisce a messaggi uguali di arrivarvi. Quindi se avete qualche amico che tende a essere ripetitivo, i messaggi che invia dopo il primo, se sono uguali, non li riceverete. Verranno, meglio dire, saranno ricevuti, ma verranno buttati via dall'applicazione. Bene, le esclusioni danno la possibilità di escludere appunto delle parole chiave tipo foto, WhatsApp quando manda una foto scrive foto. Se usassimo l'algoritmo di ripetizione in maniera pura, la seconda foto non la riceveremmo, meglio dire, la riceveremmo, ma non ci verrebbe detto che l'abbia ricevuta. Se mettete foto, lui vedrà che c'è la parola chiave foto e ce la riproporrà comunque. Bene, andiamo avanti. Comandi vocali meritano una sezione apposta, trovate nel video successivo. Risposta automatica telefonata. Se selezionate l'app tenterà di rispondere automaticamente ad una chiamata dopo n squilli. Cosa intendo con squilli? In realtà non conto gli squilli, ma gruppi di 5 secondi e questo è il nostro squillo. La risposta automatica telefonata non può essere garantita, dato che non tutti gli smartphone e non tutte le versioni di Android consentono di rispondere a una telefonata. Ok. Anche per ragioni di privacy. Modalità privata. Ok, se la attivate verrà detto solo chi ci sta inviando il messaggio ma non il suo contenuto. Modalità messaggi rafforzati è molto articolata, ci dà la possibilità di interrompere tutti i messaggi oltre una certa lunghezza, di interrompere solo quelli mail che sono solitamente quelli lunghi, dopo quanto vengono interrotti, dopo il numero caratteri che potete impostare dall'opzione imposta alla soglia. Cosa ci viene detto dopo quel numero di caratteri? Questo messaggio troppo lungo, per esempio, ma si va a cambiarlo come vogliamo. Allora, poi modalità antisilente. Se viene selezionata questa opzione, l'applicazione vocalizzerà le notifiche anche quando il telefono sarà impostato in modalità silenziosa, vibrazione, eccetera, eccetera. Ecco, queste due opzioni sono relative agli accodamenti. Quando è silenziato, se attiviamo questa opzione, i messaggi verranno comunque accodati e non persi come succedeva nelle versioni precedenti. E questa è un'opzione curiosa, che non avrei mai detto che qualcuno mi avrebbe potuto chiedere, invece è successo. Praticamente dà la possibilità, qualora uno la disabiliti, di ricevere i messaggi in tempo reale mentre che stanno arrivando, non interrompendo la telefonata, ma parlandoci sopra praticamente. Non avrei mai creduto che qualcuno me l'avrebbe chiesto, ma invece è successo. Rimozione e sostituzione, questa è interessante. Rimuovi sequenze di caratteri, per esempio, molto fastidiosi, i trattini e gli underline che vengono più detti come trattino, no, trattino, reply, trattino, eccetera, eccetera. Di
Bene, potete mettere tutte le sequenze di caratteri o anche i singoli caratteri che vi danno fastidio e basta che li separiate da un a capo e lui se li trova e se ovviamente l'abilità di rimozione sequenze attivo li eliminerà e non li reciterà. Rimuovi i caratteri speciali vi dà la possibilità per esempio di levare gli emoji e tutti i caratteri speciali. Gli emoji in genere sono piuttosto verbosi e rompono abbastanza le scatole. Vengono letti lungamente, faccina che abbraccia, faccina che sorride, pelle 1, eccetera, eccetera, pelle colore 1. Abilita rimozione urla di nuovo interessante, invece che ricevere dei lunghi urli, dei lunghi indirizzi, se più o meno capisce che quello indirizzo evita di dircelo, dirà solo urla. Sostituzioni è molto interessante, se si abilitano le sostituzioni, si potranno per esempio mettere a posto alcune situazioni che possono dare fastidio. Per esempio qui non so perché il nostro buon Google Sintesi Vocale non è in grado di ripetere pur, di vocalizzare pure in italiano, mi dice più ora l'inglese e accento circonflesso qui l'ho trasformato per esempio in primo, secondo, terzo, eccetera, eccetera. Ecco, per farlo si mette la parola che si vuole trasformare, seguita dal maggiore e poi la parola come deve essere trasformata. Ecco, facciamo una piccola prova, ne ho già preparate due. Gmail da me, ame pure. Ecco qua il famoso pure. Gmail da me, io sono il 1 accento Un circonflesso. accento circonflesso, ok, attiviamo il dizionario, torniamo di qua. Gmail da me, ame pure. Perfetto. Gmail da me, io sono il primo. Molto bene, qui abbiamo dimostrato che funziona. Perfetto. Torniamo indietro. Ecco qua, guardiamo adesso le ultime due. Abilita gruppi di WhatsApp. Se lo di default fa passare tutto, se lo disabilitiamo, cercherà anche qui. Ogni volta, ogni nuova versione di WhatsApp potrebbe cambiare la regola, per adesso riesco ancora a capire, a distinguere un gruppo da un utente normale, un domani potrei non riuscirci più perché ogni volta le regole sono cambiate. Abilita messaggi vocali, di nuovo interessante, spero che tutti abbiate un Android 7 o superiore perché in tal caso Pa, io sto guidando in questo funziona momento, non. abbastanza bene, ecco. In questo caso basta che se avete un Android, ovviamente 7, basta che facciate qua. Avete la possibilità poi, qualora sia stato messo in un'altra il messaggio vocale finisca da un'altra parte, in un altro disco, avete la possibilità di scegliere su quale. E nel caso ci sia WhatsApp Business che iscrive i messaggi vocali in un'altra directory ancora, potete dirglielo. Non posso considerare tutte le possibilità. Però diciamo che ne ho già trovate abbastanza. Ecco, il caso Android minore di 7 è veramente un delirio. Ho lasciato una serie di istruzioni, lascio a voi la voglia di farlo. Non ho neanche più un telefono Android 7 su cui provarlo. A suo tempo andava. Ok, bene, mi sembra di aver detto tutto.